cari amici, rieccoci, bentornati a un'altra entusiasmante puntata di Sfida Vincente. Questa sera tratteremo il tema di energia vitale, perché naturalmente l'energia della vita la troviamo in tantissime delle nostre piccole e medie imprese che, non mi stancherò mai di dire, rappresentano veramente il reale motore di questa economia. Gli ospiti della serata sono Tullio Quaranta, vice direttore generale della sede CRAI Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. Buonasera direttore. Buonasera. Paolo Marocco, imprenditore di terza generazione dell'impresa Engas. Buonasera Paolo. Buonasera. E Giorgio Proglio, imprenditore di prima generazione di ZB. Buonasera Giorgio. Buonasera anche a te. Voi, buonasera. Ma partiamo subito con la CRAI, insomma il loro nome li precede, no? Dal cuore dell'Italia. CRAI da sempre ha fatto della cordialità, del servizio al consumatore, dell'attenzione dedicata ai prodotti tipici locali e a quelli della tradizione agroalimentare italiana la propria bandiera. Ogni giorno i gestori e gli addetti dei negozi CRAI ti fanno sentire come a casa. Beh, direttore, insomma, complimenti. Ci racconta la vostra storia, quando e come siete nati? La nostra storia è abbastanza, come dire, complessa. Noi nasciamo tanti anni fa, più di 100 anni fa, nasciamo nel 1915, quando un gruppo di droghieri, come sì, allora si chiamavano i fundiché, torinesi, decidono di mettersi insieme per acquistare le derrate alimentari e poter in qualche modo fare concorrenza e avere prezzi di acquisto più bassi di quelli che avrebbero potuto avere acquistando in modo singolo. Certo. Questa è l'origine. L'origine è un garage che allora serviva un po' come in America, no? Come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. L'inizio è quello. Però siamo nel 1915. Sì. Siamo nel 1915 e questi cosiddetti, allora ripeto, fondiché droghieri, decidono di mettersi insieme e costituire una cooperativa. Uh-huh. Il concetto della cooperativa era una cosa anche relativamente giovane, soprattutto in Italia. Il concetto di mettersi insieme con una forma cooperativa voleva dire una nuova forma di imprenditoria, quindi una forma dedicata all'insieme delle persone per il proprio interesse e per il proprio beneficio. Sì. E questo perché le cooperative poi nascono 60 anni prima, in realtà, no? In Inghilterra sono le prime cooperative. E quindi nel 1915 è una cosa molto particolare, certo, molto particolare per la nostra storia economica. Beh, aggiungo solo, prego, il fatto che un'altra caratteristica importante è che questa cooperativa è riuscita a superare tutti i periodi anche più pesanti e più importanti della nostra storia, sia politica che economica. Tutte le guerre, due guerre molto importanti, due crisi economiche molto importanti che hanno coinvolto ovviamente il mondo ma anche l'Italia, e certo, nonostante questo questo gruppo si è poi accresciuto di altre energie, di nuovi associati, perché come sappiamo noi non abbiamo clienti, noi abbiamo solo soci. Solo soci. Solo soci. E da questo punto di vista sono arrivati fino al 1973, in cui hanno insieme ad altri gruppi costituito il mondo CRAI, quindi un'altra cooperativa che ha sede a Milano, in Lombardia, e che rappresenta il marchio CRAI per tutta l'Italia. E certo, quindi così è la storia fino ad oggi. Beh, insomma, complimenti, è una storia assolutamente di tutto rispetto. La sede legale CRAI però dov'è? In Piemonte? Allora, noi dobbiamo dire che il CRAI è suddiviso in tante regioni. Sì. Grosso modo ogni regione, adesso nel caso nostro rappresentiamo più regioni, ci sono dei cosiddetti CEDIS, che sono i centri di distribuzione, che hanno una loro autonomia societaria, per cui noi in effetti ci chiamiamo CODE CRAI Ovest e rappresentiamo appunto il mondo CRAI nell'Ovest Italia, dell'Italia, quindi Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e una parte della Lombardia. Certo. Quanti sono i supermercati insomma in quest'area Ovest? Allora, come supermercati associati alla CODE CRAI sono circa 300. Sono circa 300, tenendo presente che le ragioni sociali sono di meno, perché alcuni nostri associati hanno più punti supermercati. Poi da un anno a questa parte, quindi da gennaio del 2017, abbiamo anche avuto la possibilità di
inserire al nostro interno un gruppo importante che, di somministrati, quindi mm-hmm. un somministrato non associato, e questo è un concetto leggermente diverso, sì. che però è consentito ed è molto interessante. Ecco, posso qual è la differenza? Tra... La differenza è il socio di una cooperativa partecipa a tutte le attività della cooperativa e ottiene tutti i vantaggi della cooperativa, nel senso che ha la possibilità di votare, di decidere chi viene eletto, di essere sì. eletto, ha la possibilità di ricevere dei ristorni a fine, mm-hmm. a fine anno, in sede di bilancio, mentre il somministrato è considerato, diciamo tra virgolette, un cliente privilegiato rispetto al classico cliente, certo. però è un cliente con il quale si stipula un contratto e si stabiliscono delle condizioni. Certo, l'ho interrotta però, stava sì, dicendo un'altra stavo cosa. Stavo dicendo che da gennaio abbiamo avuto la possibilità di inserire al nostro interno questo somministrato molto importante, mm-hmm. che è stata ed è una ottima opportunità per la nostra società, che si chiama Presto Fresco, a cui abbiamo aggiunto sì. il marchio CRAI, quindi certo. oggi tutti i negozi Presto Fresco hanno il marchio CRAI perché appunto sono i nostri somministrati e a noi collegati. Rappresentano 75 punti vendita e che quindi si aggiungono a quei 300 di cui parlavamo prima. Certo. Anche loro sono dislocati soprattutto in Piemonte e anche molto nell'area anche del Cuneese. Ecco, mi piacerebbe sapere come avviene il processo di approvvigionamento dei prodotti, essendo insomma formato da soci, no? Sì. Beh, chiaramente la struttura si è costituita una struttura che è a sede oggi all'ENI. È una struttura che è composta da un tot numero di dipendenti, dentro questa struttura lavorano, ci sono almeno tre aree facilmente identificabili, così sì. vado avanti su questo discorso, tre aree che sono l'area ovviamente degli acquisti, l'area vendite, sì. l'area amministrativa e l'area della logistica. Diciamo che l'approvvigionamento avviene attraverso l'ufficio acquisti, è l'ufficio che ha contatti con i fornitori, acquista in funzione delle vendite possibili. Abbiamo un magazzino molto grande, più di 30.000 metri quadri. 30.000 metri quadri vuol dire avere un magazzino di circa 14-15 milioni di merce a disposizione dei soci. Certo, direi insomma molto abbastanza. Consistente. Ecco. Quanti sono i dipendenti CRAI? Allora, i dipendenti della struttura sono 113. Insieme a questi dipendenti ci sono alcune cooperative per la gestione della logistica, uh-huh. dove ci sono altre 150 persone. Poi in realtà il nostro mondo, allargato a tutti i punti vendita, porta tranquillamente a circa 1200 persone il personale impiegato nei vari punti vendita. Assolutamente una bellissima realtà. L'ho presentata prima dicendo appunto che lei è il vice direttore generale, però so che lei è anche responsabile finanziario, quindi diciamo segue di più la parte finanziaria oppure gestisce come dire l'organizzazione, cosa che appunto fanno i vice direttori generali, ecco, segue più quali delle due parti? Ma in realtà seguo un po' tutto. Adesso personalmente come dire, sono interessato a tenere come dire, i rapporti su tutte le aree. È chiaro che la specializzazione nell'area amministrativa e finanziaria è molto impegnativa perché noi parliamo di un'azienda che veicola circa 500-600 milioni all'anno, e quindi tra fatturato e acquisti, sì. e quindi è una, come dire, una situazione molto importante e molto delicata da gestire molto attentamente. Certo. Il rapporto con i soci, proprio perché sono soci, è un rapporto delicato anche sulla gestione finanziaria, perché certo. Sono impegnati a pagare ovviamente le merci con tutta una serie di garanzie, di controlli sì. e di verifiche, quindi è un lavoro molto impegnativo. Ovviamente abbiamo un ufficio addetto a preposto, questo. Sì, preposto sì. a questo. Sì, sì. Beh, il cibo naturalmente è vita, il cibo è energia vitale in senso stretto e anche in senso lato. Poi qui però c'è Paolo Marocco, dicevamo prima, imprenditore di terza generazione dell'Engas, dove in questo caso l'energia è proprio in senso stretto. Ci racconti insomma questa energia, come la producete, a chi la vendete, come fate ecco, a fare il vostro mestiere?
Sì, io sono un imprenditore di terza generazione, la mia azienda è di prima perché l'ho fondata io nel 2011. Mio nonno era un imprenditore agricolo e aveva i campi in cui coltivava il grano, il mulino in cui lo macinava e un allevamento a cui dava un allevamento di suini in cui veniva fornita la crusca dal mulino e sì, la farina invece macinata nel mulino finiva ai panettieri del paese. Mio padre segue direttamente l'attività del mulino, e quindi il mulino cresce, diventa un'industria molitoria di livello nazionale, che peraltro ha anche partecipato ad alcuni programmi umanitari, per cui la nostra farina è servita anche a sfamare popolazioni più disagiate del pianeta. Certo. Oltre che finire anche nelle tavole, nelle nostre tavole tutti i giorni sotto forma di biscotti, panettoni, piuttosto che grissini o pane. Poi da un costo nasce un'opportunità. E perché... questa però, Paolo, ti devo stoppare perché mi stanno dicendo che dobbiamo lanciare la pubblicità e poi ci rappresenti come insomma da questo costo nasce un'altra opportunità. Voi rimanete lì. Cari amici, rieccoci, bentornati. Paolo Marocco, prego. E dunque da un costo nasce un'opportunità, perché per un mulino moderno il secondo costo aziendale è l'energia. Allora mio padre decide di creare un'azienda che acquistava energia per se stesso e per altre 50 imprese del territorio per sfruttare la novità del mercato libero dell'energia e ovviamente per fare efficienza e ottenere dei buoni prezzi d'acquisto. Io comincio a lavorare con mio padre nel 2007 e da subito mi vengo incuriosito dal mercato del gas metano. Come mai ti incuriosiva insomma questo mercato? Innanzitutto perché in pochi ci credevano e quindi ci ho intravisto un'opportunità commerciale e imprenditoriale. E dopo qualche anno di lavoro, di conoscenza, di miglioramento, nel 2011 ho deciso di fondare una società mia di vendita di gas metano, partendo dai clienti che erano clienti di mio padre fondamentalmente. Quindi avevo circa nel 2011 10 clienti sul territorio torinese, oggi abbiamo 1200 clienti. Insomma, in 6 anni? In 6 anni. Complimenti. In 6 anni. Continuiamo a mantenere dei buoni trend di crescita in un mercato che peraltro ha una concorrenza molto feroce, dove i nostri concorrenti sono generalmente grosse imprese nazionali o anche municipali, che però hanno delle grosse opportunità industriali che invece un'azienda più piccola e più giovane non ha. Certo, per far capire un pochino meglio ai nostri cari telespettatori come funziona questo mondo, perché poi magari non è una cosa così conosciuta, voi che cosa fate? Insomma, aprite le pagine gialle, cercate le possibili aziende a cui vendere l'energia oppure andate per passaparola, per conoscenza? Ecco, come lo trovate il cliente? Guarda, durante un mio corso di marketing all'università, dopo 40 ore di corso, la docente, una docente di grande esperienza, 40 ore di corso di marketing ci ha detto: beh, sappiate che lo strumento di marketing più potente è il passaparola. Parola. Quello che gli americani chiamano word of mouth. E per noi lo strumento di vendita più potente è sempre il passaparola. Noi pensiamo di lavorare bene, i nostri clienti ci premiano, scegliendoci e rinnovando anche i contratti,
e noi chiediamo di essere premiati anche fornendoci referenze. Chiaramente poi abbiamo anche altri canali, la carta stampata, in maniera più timida il nostro settore effettua anche vendite via web, ma diciamo che non è ancora pronta la vendita. Poi del web abbiamo un esperto qua di fianco e dopo ci racconterà insomma come trova invece lui i clienti. Ma senti Paolo, in quanti siete? Noi siamo in 20 persone, siamo 13 persone al back office, e quindi diciamo che abbiamo una squadra di 13 persone che poi assistono quelli che sono i nostri centravanti, che sono i commerciali, che invece è una squadra vendita composta di 7 persone sul tutto il territorio del Nord Italia. Qual è la parte che segui tu? Tu segui più la parte commerciale, tu sei l'amministratore della società, no? Però segui anche la parte commerciale oppure ti segui magari i rapporti istituzionali con i clienti, insomma? Sì, noi abbiamo una serie di clienti istituzionali che sono seguiti direttamente da me, dalla direzione, ma il mio lavoro è più di creare un indirizzo strategico e poi abbiamo una squadra molto preparata che è in grado di dar seguito alle mie strategie con... rendendole operative. Poi c'è una parte che mi appassiona particolarmente, che è l'approvvigionamento dell'energia, e quindi io di nuovo imposto le strategie di approvvigionamento di energia. Noi siamo accreditati alle borse italiane dell'energia, e quindi io imposto la strategia e poi i ragazzi del trading svolgono il resto del lavoro. E ma da dove la prendete questa energia? Da chi l'acquistate? Voi siete dei rivenditori, no? Noi siamo dei trader. Dei trader, e quindi l'acquistate dallo Stato, da aziende grandi, da insomma dove? Noi acquistiamo le eccedenze di alcune aziende che hanno produzione propria di energia elettrica, quindi energia. Sono industrie che si occupano di altro e che hanno anche una produzione propria. Noi ne acquistiamo l'eccedenza. La maggior parte dell'approvvigionamento avviene su una borsa elettrica che è strutturata come una piattaforma finanziaria dove si scambiano prodotti energetici. Certo. Giorgio Proglio, imprenditore, dicevamo prima, di prima generazione del mondo ICT, si dice così, corretto? No? Sì, mondo web, mondo digitale. Mondo web. Imprenditore di prima generazione, come nasce l'idea? Nasce dall'idea di due pazzi, perché siamo nel 2001, io e il mio socio Diego, socio attuale, socio storico. C'è stata un po' una bolla, no? Negli anni 90, anni 80 di internet, sotto gli ultimi 10 anni degli anni 90, verso il 2000 grandi investimenti nel web, e-commerce, grandi player mondiali. Poi questa bolla in realtà si è sgonfiata, creando anche parecchi problemi. In quello sgonfiamento di bolla digitale tante aziende sono rimaste a piedi, non venivano più seguite, no? Dai grandi provider, dalle grandi agenzie che si erano create nel frattempo. E cerchiamo noi di andare a colmare quel gap che si era venuto a creare, no? Partiamo da Alba e quindi andiamo da queste aziende lasciate a piedi, diciamo noi siamo esperti di primo pelo nel mondo digitale e possiamo esservi utili in tutto quello che è il vostro marketing, la vostra crescita, il vostro business nell'ambito web, quindi certo. Dai siti web alla visibilità, al posizionamento, tutto quello che facciamo oggi. Grande energia iniziale, per continuare un po' l'argomento anche della di puntata. Oggi, che in realtà è un grande fermento, quindi da lì siamo partiti nel 2001, ahimè perché sono passati tantissimi anni, però con un'evoluzione incredibile. Ecco, ci racconti un po' questa evoluzione. Ma l'evoluzione è molto semplice, quella classica aziendale, due soci che partono, uno vende, l'altro produce, io sono quello che vende, quello che vendeva, insomma mi occupavo della parte commerciale, si va porta a porta inizialmente, quindi iniziamo con il primo cliente, il secondo, il terzo, per arrivare anche noi ad oggi ad avere circa 1500 clienti in tutta Italia. Quindi in 15 anni siete riusciti a fare tutto ciò? Beh, 1500 clienti circa, dove cresciamo di anno in anno, quindi il primo dipendente, il secondo, ad oggi siamo 20, 21 come risorse umane. E poi insomma cresce per arrivare fino al 2015, che per noi è un anno importante, dove entriamo a far parte di un grosso gruppo che è il gruppo BP, che è una delle prime realtà nazionali nella vendita della telefonia per Telecom Italia. Quindi entriamo a far parte del mondo team, non direttamente ma tramite appunto Business Promoter, che è questa agenzia, e qui abbiamo un boost fortissimo nel mondo digitale. Un boost fortissimo perché ci viene messa a disposizione una rete vendita fatta ad oggi da un centinaio circa di agenti, una rete commerciale che seguo io insieme al nostro direttore commerciale, e quindi andiamo su tutta Italia a proporre il nostro servizio. Certo, ecco, però prima dell'idea facevate tu e il tuo socio
facevate altro nella vita o eravate comunque già nel settore del mondo dell'informatica? Noi ci siamo conosciuti, lui ragioniere, io perito informatico, ci siamo conosciuti in una grande azienda dell'Albese dove lavoravamo nello stesso reparto, ovviamente un reparto amministrativo di sviluppo in ufficio. Però io, insomma, per me era stretta, no? L'energia che avevo, che ho, e soprattutto il mondo digitale, l'ambizione di creare un qualcosa per me, arrivando io da una famiglia operaia, mamma casalinga, papà operaio, l'idea di creare un qualcosa di mio coinvolgendo lui, quindi portandomi dietro un qualcuno che poi lo facesse il lavoro, no? Come, certo. Come si dice, bella l'idea, ma poi bisogna metterla farlo in pratica. Esatto, quindi si mette in campo le prime relazioni con gli amici e da lì si parte, insomma, si costruisce, e è andata anche bene, assolutamente, quindi grande fortuna. Senti, quanto occupa il lavoro la tua giornata? La giornata di un imprenditore non è una frase fatta, ma è un H24, no? 365 giorni. Insomma, gli imprenditori che intervistiamo a Sfida Vincente mi danno tutti la stessa risposta, cioè è un continuo, non si smette mai di lavorare. Sì, perché, no? Anche quando si dorme, insomma, ci si pensa. Ti dico, forse la notte porta consiglio, e dove in realtà si lavora di più, perché metti a nanna i bimbi, tutto tranquillo, tutto silenzioso, ed effettivamente è il momento in cui inizi a ragionare, inizi a leggerti delle cose, inizi a fare dei ragionamenti. Però lavori davvero 24 ore al giorno, che poi non è lavorare in fabbrica o in fonderia, ci mancherebbe solo, quindi non mi lamento. È comunque un lavoro forte di strategia, è un lavoro di pianificazione, è un lavoro anche un po' forte di energia per vedere quello che c'è dietro l'angolo, per anticipare un po' i tempi. Certo, perché secondo te i clienti dicono no, scelgo ZB per questo e questo motivo e non vado piuttosto da un'azienda concorrente? Perché immagino che nel mondo dell'ICT siate in tanti, no? Ci sono tanti coloro che fanno siti web, magari per i non addetti ai lavori, insomma, l'offerta è abbastanza considerevole. Ma allora, la concorrenza è cambiata tantissimo negli anni, è cambiata perché prima era una concorrenza che io ho sempre definito sana, perché eravamo pochi operatori, pochi player, e ci si spartiva il mercato, nel senso che non c'era un cartello di listino o di servizio, ma bene o male tutti offrivamo le stesse cose e il mercato in automatico, insomma, si spartiva. Se non andavano, il cliente non veniva da me, andava da un altro, ma mediamente si girava intorno agli stessi player. Ad oggi è un mercato assolutamente frammentato, fin troppo frammentato, sono piccole foglie, come dico io, che tutti insieme fanno un'ombra, no? Perché certo, fanno una chioma di un albero, e che per noi non è concorrenza pura, è una concorrenza che non, ma non per essere presuntuosi, ma non calcoliamo, ma perché cerchiamo noi di vendere e di proporre un servizio sempre più a valore aggiunto, quindi non facciamo confronti sul prezzo, ed è brutto dirsi se vuoi lavorare con me il prezzo è questo, non è assolutamente così, ma ci conoscono per la qualità, per la penetrazione sul mercato che abbiamo con servizi e prodotti unici nostri, e di conseguenza cerchiamo di mantenere e investire in quello che è il nostro know-how e la nostra qualità del servizio, quindi non facciamo guerra dei prezzi, no? Per certo, vederla sulla concorrenza. Direttore 40, anche per voi funziona così? Sì, abbastanza. Noi la concorrenza non è dettata solo dai prezzi, ovviamente. Tra l'altro i prezzi non sono il motivo principale per cui un consumatore sceglie un negozio piuttosto che un altro. Non necessariamente il prezzo, perché anzi scende a livelli di quarta o quinta considerazione. Considerazione. La cosa più importante nel caso nostro è la qualità del prodotto, l'accoglienza, la vicinanza. Questi sono nel caso nostro i motivi per cui viene scelto un negozio piuttosto che un altro. E, se posso, prego, assolutamente. Completo sì? Velocemente il ragionamento. Chiaramente il prezzo ha un valore quando altri competitor sono simili, e quindi hanno lo stesso tipo di atteggiamento, quindi di vicinanza, di cordialità. Ecco, e allora in questo caso poi subentra l'aspetto prezzo. Bisogna tenere presente che oggi, parlando di concorrenza, a differenza di qualche tempo fa, la concorrenza è soprattutto quella che arriva dai grossi centri commerciali. Anche se, aggiungo una nota estremamente interessante per il nostro settore, anche se l'invecchiamento della popolazione, l'innalzamento dell'età della popolazione, aiuta per in qualche modo di più il negozio di prossimità. Devo bloccare un attimo, direttore, perché mi stanno facendo i segnali di fumo, un po' di consigli per gli acquisti, rimanete lì, torniamo subito.
Dicono che la pubblicità sia l'anima del commercio, è proprio così, quindi bisogna lanciarla. Scusi direttore, l'ho bloccata insomma un po' bruscamente, prego. Ci mancherebbe, dicevo, è chiaro che la concorrenza è data dal fatto che ci sono molte nuove realtà che si affacciano sul mercato. Oggi tutta una serie di problematiche nascono anche dalla necessità di alcuni comuni di recuperare costi, e quindi i costi dei recuperi anche con lasciando libertà a grossi centri di subentrare in città come Torino, per esempio, dove grandi superfici riescono a ottenere le licenze per poter aprire negozi, e a scapito chiaramente del rapporto con il consumatore, perché la qualità, come dicevamo, non la metto in discussione, però il rapporto con il consumatore, l'attenzione al territorio, aggiungo questo e poi mi fermo su questo argomento, però è un fattore estremamente importante. Noi in qualche modo siamo i negozi del piano terreno, no? Quindi da marciapiede, e il marciapiede è un posto dove in qualche modo controlli il territorio, verifichi, conosci chi passa, ti rendi conto delle persone che girano in quella zona, in qualche modo è un sistema per tenere sotto controllo anche il territorio. Certo, parlando di prezzi, si dice che, vorrei sapere insomma se lei è d'accordo o meno con questa frase, che i prodotti qualitativamente alti sono definiti di nicchia ed hanno prezzi tendenzialmente alti, è sempre così? Non è sempre così, lo è in parecchi casi, perché il problema è che alcuni tipi di prodotti sono di difficile reperibilità, e quindi se hai poca produzione di quel tipo di prodotto, chiaramente, come sappiamo, il mercato livella la gestione del prodotto con il prezzo. Certo. Paolo Marocco, invece i prezzi della tua energia come sono? Alti, bassi, buon mercato? Dipende, ce la mettiamo tutta, chiaramente. Per noi l'argomento del prezzo è importante, perché vendiamo una commodity, quindi l'energia ovunque la si acquisti ha la medesima qualità e inevitabilmente il discorso ricade sul prezzo, ma un'azienda piccola non può vivere solo di prezzo, perché altrimenti la concorrenza rischia davvero di essere spazzato via in fretta dalla concorrenza. Noi cerchiamo di dare qualità della fornitura, cerchiamo di assistere il cliente. Una cosa che noi riusciamo a fare, perché siamo ancora piccoli, è di essere vicini ai clienti, di riuscire a parlargli, a differenza magari dei grossi operatori che per poter gestire milioni di clienti devono chiaramente organizzarsi con call center piuttosto che con portali web. Noi abbiamo ancora il contatto diretto e questo ci premia, questo il cliente lo percepisce come una positività ed è anche disposta a pagare un po' di più per ottenere questo servizio. Certo, tornando ai prezzi, no? Al prezzo, secondo te il prezzo competitivo può essere una forza del tuo progetto? No. Perché? La forza di un progetto è sempre la capacità di crescere, di innovare, di stare al passo coi tempi, di creare servizio e fidelizzazione. Per quanto uno si sforzi di fare buoni prezzi, ci sarà sempre qualcuno in grado di fare prezzi migliori. Se invece l'attenzione si sposta sul servizio, soprattutto per una piccola e media impresa, chiaramente il servizio, certi tipi di servizi o certi tipi di innovazioni sono più difficilmente replicabili. Certo. Giorgio, sei dello stesso avviso? No? Assolutamente sì, l'ho detto prima. Cioè la qualità, poi ancora nel nostro caso, voglio dire, dove il web è veramente il percepito è basso, no? Come mercato, lasciamo perdere siti web e altre cose, quindi sicuramente quello che insegniamo anche noi alla rete vendita, o comunque noi in primis che andiamo a vendere, dal punto di vista commerciale cerchiamo di far passare il concetto del valore, quindi noi non stiamo proponendo un prezzo, ma stiamo proponendo un servizio che ha un valore che può essere utile sicuramente alla tua azienda e nel tuo business per farti vendere di più, farti fare più denari, e di conseguenza il prezzo in realtà non è così importante quando insomma vuoi investire e credere.
Assolutamente sì. Abbiamo detto che il fil rouge di questa puntata è un po' l'energia vitale. Noi abbiamo avuto lo scorso anno qui a Sfida Vincente un giovane start-upper che si chiama Andrea Visconti e che ci ha raccontato come, insomma, come era riuscito a creare con un suo socio questa start-up dal nome Simba. E lui di energia vitale ne ha da vendere perché nonostante, insomma, questa sua start-up abbiamo appreso tutti, insomma, ormai devo dire dalla TV nazionale perché è su tutte le TV da un mese a questa parte, che non è finita molto bene, ma lui ha saputo, a mio avviso, a nostro avviso, trasformare quello che è stato un fallimento, tra virgolette, in una grande opportunità. Quindi oggi avrebbe dovuto essere qui in studio con noi, però purtroppo è veramente sempre a Milano, Roma, ormai lo stanno chiamando tutti, però è stato molto carino perché ci ha regalato questi 2 o 3 minuti di video che adesso vorrei mandare in onda e appunto farvi sentire che cosa da dirci. Ascoltatore di Sfida Vincente. L'anno scorso sono venuto in trasmissione da voi a raccontarvi della mia startup Simba e di quelli che erano i nostri progetti futuri. Purtroppo poi quella startup è fallita e ho voluto raccontare di questo fallimento facendo una videofiaba per i miei bambini, per spiegare soprattutto a loro che cosa era successo alla startup di papà e dei suoi amici grandi, come li chiama Filippo, mio figlio più grande, gli amici grandi di papà. Purtroppo oggi non riesco a essere in trasmissione da voi perché altri impegni precedentemente fissati mi hanno portato fuori città, ma colgo l'invito, lo rimando solo di qualche mese, sicuramente ci rivedremo in una delle prime puntate del prossimo anno di Sfida Vincente, così avrò modo di, insomma, di raccontarvi da un lato questa storia di questo fallimento, ma soprattutto come intenzione di rialzarmi, di ripartire con un nuovo progetto, anzi, come dico nella fiaba, con un nuovo viaggio. Nel frattempo però vi auguro un buon Natale a tutti, buone feste, un buon riposo anche, che ogni tanto serve anche quello, con le vostre famiglie, con i vostri cari. Ringrazio ancora tantissimo Alessio dell'invito e della possibilità di questo video e di poterci rivedere nelle prime puntate del 2018. E mi raccomando, se siete curiosi, se vi interessa sapere qualcosina di più, seguitemi sulla mia pagina Facebook Andrea Visconti imprenditore fallito, perché la mia startup è fallita, o su tutti gli altri canali social. Ci saranno sicuramente, da qui a quando ci incontreremo in trasmissione, ci saranno alcune novità. Vi invito, insomma, a tenerle d'occhio, anche perché potreste essere anche voi dei protagonisti e molto utili al nostro nuovo progetto. Ciao ancora a tutti, ancora buon Natale, grazie ancora Alessia, la conduttrice migliore che ci sia da quando esiste questo programma. Buon Natale ancora a tutti, ci vediamo nel 2018. Ciao! Beh, insomma, lo vedete, insomma, la carica che sprigiona questo ragazzo è davvero immensa e tra l'altro vorrei ancora, per ricordarlo, dire questo: quello che lui sta dicendo sulle TV nazionali è questo: ci hanno insegnato a vincere, a combattere per arrivare primi al traguardo o perlomeno a un passo dalla vetta, ma nessuno ha spiegato a una generazione intera come si perde. Quindi, insomma, Andrea, ti saluto, ti ringrazio, grazie per, insomma, per quello, insomma, i complimenti che mi hai fatto, fanno sempre comunque piacere. Assolutamente ti aspetterò poi nell'anno nuovo, nel 2018, per far sì che tu ci possa raccontare le evoluzioni del tuo futuro progetto, che secondo me non si ferma qua, anzi avrai ancora molto altro da fare, molto altro da dire. Direttore 40, cosa ne pensa, insomma, di questo giovane che ci ha lasciato questo video meraviglioso, direi? Sì, confermo la forza che si legge attraverso le parole e l'immagine di questo giovane, anche, come dire, sfortunato, perché quando il fallimento di un'attività propria è sempre un momento assolutamente di tristezza, però è anche vero che questo ragazzo dimostra di avere dentro di sé però una forza tale che riesce a trasformare questa situazione in una simpatica opportunità. Esatto. Paolo, cosa ne pensi? Penso che il fallimento di Andrea sia il suo più grande maestro di vita e penso che il bagaglio che Andrea ha costruito, il bagaglio di conoscenze, di esperienze, di rapporti e relazioni, è quello che sta costruendo anche adesso dopo questa sua triste storia, sia quello ce l'avrà per sempre, non glielo toglierà più nessuno. Certo. Giorgio? Semplicemente
io ritengo che la parola fallimento debba essere eliminata dal vocabolario, perlomeno della lingua italiana, e soprattutto quando a parlarne sono i governi, sono gli imprenditori stessi, insomma, in America non è così, no? E ce lo insegna il mondo, certo. Quindi se fai un fallimento, riparti, fai un'altra cosa, ma la parola fallimento secondo me davvero è da sostituire con un'altra, non so neanche io che cosa, ma semplicemente un rinnovamento, un cambiamento, certo. La preferisco, che non sicuramente tipo, fallimento. Tipo ho sbagliato un qualcosa, riparto, no? Ma ci sta, ma non ci una sta... chiusura totale, perché purtroppo in Italia invece è vista come una cosa veramente, sei marchiato, eh? No, sei marchiato anche a livello burocratico, quindi ripeto, la parola fallimento va eliminata, è un cambiamento, è un rinnovamento, è un cambio di strategia e di rotta. Capita nelle aziende, capita nella vita privata, capita nello sport, quindi voglio dire, non parliamo certo. più di fallimento. Certo. Giorgio, secondo te, cioè anzi non secondo te, quali sono i rischi che fanno parte del tuo mestiere? Ma, principali, ecco. Sì, grazie a Dio non abbiamo a che fare con gas piuttosto che sostanze chimiche o industria, no? Quindi siamo un'industria 4.0, utilizziamo questa terminologia, quindi non abbiamo grandi rischi. Abbiamo delle difficoltà che sono sempre legate al mondo burocratico, poi in realtà rischi grandi non ne abbiamo da questo punto di vista, infatti le assicurazioni con noi vanno un po' male, no? ci vedono beh, di cattivo occhio. Può sempre esplodere un computer, no? Può esplodere però, un computer, beh, assolutamente non sì. Non è legato a voi perché di fatto poi non producete computer. No, in realtà non c'è produzione, siamo un'azienda di servizi, quindi nei servizi, nel terziario innovativo come siamo noi, grazie a Dio, ripeto, non abbiamo grandi complessità e grandi problematiche da questo punto di vista. Ripeto, la crescita forte è, come tutte le aziende italiane, la burocrazia. Appunto. Mi piacerebbe sapere da te come riesci a conciliare, perché poi questi imprenditori, l'abbiamo detto prima, lavorano sempre 24 ore al giorno, forse dormono quelle 3-4 ore per notte, però hanno anche una vita privata, una vita familiare, quindi mi piacerebbe sapere da te, insomma, come riesci a conciliare vita lavorativa con vita privata, ma questo subito dopo un po' di pubblicità. Rimanete lì. Cari amici, rieccoci, bentornati. Giorgio, come fai a conciliare vita lavorativa con vita privata? Dobbiamo ospitare nella prossima puntata mia moglie, la facciamo sedere qua così vi racconta lei se riesco a conciliare. Assolutamente, molto volentieri. Ma si fanno, insomma, i sacrifici si fanno, si toglie del tempo al lavoro, si toglie in me del tempo alla famiglia, si toglie del tempo agli amici, agli sport, alle passioni personali, insomma si cerca di fare tutto comunque e si fa tutto comunque. E certo, anche lei, obbligati. Direttore, riesce a fare tutto. Vorrei dire che anche io non sono titolare dell'azienda, ma per me... Per il ruolo che ricopre comunque... Vale praticamente la stessa cosa. La stessa cosa. Volevo chiedere questo, CRAI è impegnata nel sociale, no? A tal proposito le vorrei leggere questa frase che è stata detta da Franklin Roosevelt e sapere che cosa ne pensa, che disse: uomini e donne stanno morendo di fame, dobbiamo comprendere il fatto che le leggi economiche non sono fatte dalla natura, sono fatte da esseri umani. Certo, intanto Roosevelt, quando ha detto questa frase, insomma, collochiamola storicamente sì. In un periodo molto diverso, quindi la situazione per assurdo in parte è migliorata e in parte è peggiorata. In parte è migliorata perché chiaramente c'è stato uno sviluppo economico che ha permesso comunque a molta più gente di essere in grado di rendersi autonomo da un punto di vista del cibo. Mentre è peggiorata negli ultimi tempi per una serie di problematiche collegate alla difficoltà ad avere un lavoro che permetta di avere il reddito necessario. È vero, purtroppo è così, o per fortuna, sono gli uomini che determinano le leggi economiche e non è la natura. Però le aziende che sono attente a questo aspetto, pur non avendo all'ingresso del proprio stabilimento magari questa frase, sì. però la vivono come dire, nei momenti della propria attività, cercano di fare in modo di aiutare
in qualche senso questo aspetto. Aiutare come per esempio noi facciamo, come sempre si potrebbe fare sempre molto di più, partiamo da questo presupposto, però non si può però neanche sempre far tutto, tutto, quindi incominciamo a far qualcosa. Esatto. Tra far nulla e far qualcosa. Ecco, il qualcosa sta nel fatto che noi, per esempio, come azienda, regaliamo i nostri prodotti vicini alla scadenza. Sì. Questo lo facciamo noi come centro distributivo. Mm-hmm. Regaliamo i prodotti vicini alla scadenza alle associazioni benefiche che hanno poi la possibilità di distribuirla a chi ne ha bisogno. Certo. È un problema importante, viene vissuto da noi come centro distributivo, ma viene vissuto altrettanto dai nostri punti vendita. Anche i nostri punti vendita hanno ultimamente, da un po' di tempo, iniziato questo tipo di attività e mettendo in piedi due aspetti. Uno è quello dell'omaggio classico della merce in scadenza, e quindi in scadenza non vuol dire scaduta, vuol dire vicino alla scadenza, che è più difficile da vendere, no? Quindi, certo, da questo punto di vista, oppure quello del prezzo stracciato per i prodotti che invece possono essere chiusi venduti nella giornata prima che possano entrare nella fase della scadenza. Certo, volevo chiederle, perché lei ha comunque alle spalle parecchi anni di esperienza lavorativa, che cosa è cambiato nel mondo del lavoro rispetto al passato? Ecco. Nel mondo del lavoro in genere? In generale, no? Rispetto a come si lavorava una volta, rispetto a come si lavora oggi invece. Ma guardi, c'è un aspetto sicuramente positivo e un aspetto assolutamente negativo. Sì. L'aspetto positivo e deriva sempre dalla stessa cosa, dalla informatizzazione degli eventi. Perché, sì, perché questo è servito per migliorare molto il modo di lavorare, ma nel suo tempo per far perdere molti posti di lavoro. E quindi questo, da questo punto di vista, credo che non si sia riusciti a gestire questa evoluzione della informatizzazione, uso un termine sintetico, ma sì, vuol dire tutto quello che non è più manuale, no? Mm-hmm. Che è diventato opera di sistemi, e generando anche qualche problema molto importante. Questo secondo me è un dato di fatto. Credo che ad oggi nessuno sia stato in grado di affrontarlo in modo positivo. Quando alla fine della scuola, all'inizio dei miei primi lavori, era uscito un libro molto interessante che parlava proprio di come, questo parliamo di molti anni fa, parlava di come l'informatizzazione, quindi l'utilizzo dei computer, che allora erano macchine enormi, avrebbe aiutato a lavorare meglio. Ecco, in effetti questa è stata, allora abbiamo sognato di lavorare meglio, qualcosa è stato così, però una buona parte non è così positiva. Sei dello stesso avviso, Paolo? Ma io direi che concentrandomi sulle persone, noto da parte delle nuove leve, delle nuove generazioni, una sorprendente voglia di apprendere, capacità di apprendere. Mi ha stupito una ricerca che ho visto poche settimane fa, in cui dice che uno dei maggiori driver che guidano i ragazzi, gli under 30, al mondo del lavoro è proprio la voglia e l'interesse verso l'apprendimento, più che non verso un aspetto più economico. Quindi io devo dire che sul mercato del lavoro vedo molto interesse, molti giovani affamati che hanno molta voglia e interesse a crescere. Giorgio? Ma sì, vengo con loro due, assolutamente. È vero che la digitalizzazione ha cambiato molto il mercato del lavoro e dell'occupazione, è vero altresì che si sono persi dei posti di lavoro, è altrettanto vero che ne ha creati di altri, no? Io non sarei qui, probabilmente facevo il geometra, il meccanico, il ragioniere, no? Invece mi occupo di digitale, quindi è ovvio, è un argomento complesso, certo. Ritengo che ha tolto dei posti di lavoro, ma ne ha creati anche tantissimi altri, questo sì. Giorgio, quali sono gli ingredienti del successo secondo te? Il fare e l'ottimismo, non voglio fare Tonino Guerra, però effettivamente l'ottimismo è il sale della vita e soprattutto dell'azienda.
aziende, no? Incontro tantissimi imprenditori durante il giorno, anche per altre attività istituzionali che ho, e c'è pessimismo, no? C'è anche pessimismo. Se sta cambiando abbastanza, grazie a Dio, negli ultimi periodi, però quindi ottimismo sicuramente non al senso estremo, quindi bisogna essere realisti, ma poi fare, nel senso che non è una frase fatta, ma sentiamo sempre tante aziende, tanti imprenditori, tante, insomma, la società, bisogna, perché non ci mettiamo lì e facciamo? Beh, ok, va bene, tutto a posto, ma facciamo. Ma facciamo, no? Bisogna, certo, fare, non continuiamo partire a dire che lo facciamo, facciamolo veramente. Facciamo. Ecco, direttore, lei è ottimista? Sì, condivido la sua analisi, infatti pensavo mentre facevo questa domanda che la mia risposta sarebbe stata molto simile. Io credo che un motivo del successo è quello di cercare di analizzare e capire bene quello che sta succedendo intorno a noi, ma soprattutto non stare fermi. Certo, Paolo, veloce perché siamo in chiusura, sei ottimista? Direi di sì. Io sono ottimista, viviamo in un momento storico che ci dà delle opportunità uniche che le precedenti generazioni non hanno avuto. Sono estremamente ottimista sul futuro e sono estremamente contento di tutte le opportunità che ci vengono messe a disposizione. Bene, io ringrazio molto gli ospiti di questa sera che sono stati Tullio Quaranta, vice direttore Supermercati CRAI, grazie per essere stato qui con noi, Paolo Marocco, sì, imprenditore di Engas terza generazione, grazie, e Giorgio Proglio, imprenditore di prima generazione ZB, grazie molto come sempre. Ma cari amici, come sempre chiudiamo con la nostra pillola di creatività, questa sera detta da Churchill, che disse: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, e il coraggio di continuare che conta. Bene cari amici, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo giovedì, sempre con altre entusiasmanti sfide vincenti. Ciao!